Nel nostro uovo di Pasqua un biglietto per emigrare, recita così uno degli striscioni che i trasportatori d'ossigeno calabresi hanno mostrato in uno sciopero in cittadella regionale. Il destino di questi lavoratori che trasportano ossigeno a domicilio è infatti a rischio, per questo hanno chiesto un incontro con il presidente Occhiuto. Chiediamo un incontro al Presidente Occhiuto, a chi per lui, per poter capire la fine che faranno queste famiglie che rimarranno senza lavoro, perché con questo bando è inevitabile che metà delle unità lavorative che prima venivano impiegate per lo svolgimento di questo servizio rimarranno a casa. Sono 100 e passa famiglie, della quale il 50% probabilmente troveranno occupazione così come per lo svolgimento del servizio, ma una metà sarà costretta o a emigrare o a trovarsi un'altra soluzione. Si tratta tutti padri di famiglia, gente con bambini piccoli, qualche amministrativo, la maggior parte sono tutti consegnatari, ma c'è anche qualche amministrativo e i commerciali che non serviranno più per questo settore.